Situazione sempre più confusa in Ungheria, mentre al confine con la Serbia molti profughi, a due passi dagli operai che stanno ultimando la costruzione del muro, decidono di tornare indietro, altri nei pressi di Röske si sparpagliano nei campi di grano turco, cercando magari un passaggio non controllato dalla polizia. Sono destinati ad aspettare per ore a fronte di una situazione sempre più incerta, mentre a livello politico il premier ungherese Viktor Orban ha detto che il piano di quote obbligatorio proposto dalla Germania è prematuro. I profughi si sentono indesiderati qui. In mezzo ai campi la gente spera solo di trovare posto, dicono questi due uomini. Un posto dove dormire per non passare la notte all'addiaccio. Intanto i più deboli, i bambini, sono stremati da troppi giorni senza dormire in un vero letto. Ed in questa condizione di estrema incertezza, chi nella capitale Budapest riesce invece a salire su di un treno diretto a Vienna, si sente come se avesse vinto la lotteria. Ticket mine! Vienna! Come una ragazza.